Via. Bene, benvenuti a tutti. Siamo qui nel nostro spazio Incontriamoci in Cucina dell'azienda Cattel. Abbiamo oggi con noi l'azienda Bonduelle nella figura principalmente dello chef Fabio, che ci introdurrà in una serie di nuove proposte da parte di Bonduelle. Grazie Mauro e soprattutto un ben trovato a tutti quelli che si sono collegati in questo momento. È sicuramente un piacere e un vero onore essere ospitati all'interno della cucina di Cattel, dove effettivamente siamo in una cucina che è veramente spettacolare. Spazio Grazie. Ce n'è e ti viene voglia solo veramente di mettere le mani in pasta. Passami il gioco di parole. Bene, parliamo di Bonduelle, ma lo iniziamo a fare partendo da quello che è un progetto nato quest'anno, un progetto internazionale di Bonduelle, che ha il nome di Greenology, un nome un po' particolare, sicuramente che richiama verdure. Certamente. Del resto quello facciamo ed è giusto che sia così. Ma qual è lo scopo di Greenology in sostanza? Lo scopo di Greenology è quello di accompagnare gli chef, quindi un progetto rivolto a noi operatori, certo, alla scoperta di quella che è l'alimentazione a base vegetale. Attenzione, non sto parlando di alimentazione vegetariana o vegana, quindi molto segregata in una piccola nicchia, ma bensì un'alimentazione che possa essere sostenibile, che abbracci sicuramente tutto il mondo del vegetale e che non escluda anche quello che è una piccola parte di proteine animali. Ma per raccontarvelo, prima di andare un attimino nel dettaglio, mi piacerebbe farvelo vedere attraverso un piccolo video che abbiamo realizzato proprio da noi in Bonduelle, tra qualche minuto. Bene, bentornati. Avete visto un po', avrete capito dal video attorno a che cosa ruota il progetto Greenology. In sostanza, se volete, è un po' come spostare la parte di vegetale che è sempre stata relegata a latere, un po' come contorno, se vogliamo, certo, facendola diventare il vero e proprio ingrediente principe o, diciamo, la parte più importante dello stesso piatto. Cosa che normalmente nella cucina tradizionale è rivestita da che cosa? Da proteine animali, quali carne, pesce o prodotti più importanti. Come dicevo prima, Mauro, in realtà Greenology non è incentrare, togliere, diciamo, la proteina animale dal piatto per renderlo accessibile a tutti, ma è semplicemente trovare un modo per rendere, diciamo, il mondo del vegetale, quindi le lavorazioni a base vegetale, altamente gourmet, se vogliamo, no? Abbiamo scelto di portarvi un attimino a scoprire quello che sono piccoli accorgimenti per realizzare in stile Greenology alcuni piatti attraverso che cosa? Attraverso uno stile, diciamo, di costruzione di quello che è il classico piatto unico, se vogliamo, che sono le poké.
Beh, diciamo che, scusami se ti interrompo, ci mancherebbe. Siamo in un periodo dove la cucina, nell'evoluzione della cucina, c'è sempre più la tendenza, come dicevi te prima, ad andare verso piatti green, piatti più con molti vegetali, certo, contenuti all'interno, e questi ingredienti che voi proponete sicuramente possono dare un grosso stimolo a, anche alla realizzazione di nuove pietanze in questa ottica. Giustamente, come fai riferimento alla linea dei piatti poke, mm-hmm, poke come vengono, poi l'accento mettiamolo dove, cambia da regione dove a regione, ci fa, esattamente. E dalla loro origine il piatto già di per sé contiene una serie di prodotti vegetali che sono di importanza, non di poco conto. Beh, assolutamente. Possiamo già cominciare a vedere alcune preparazioni in questo senso, e sì, vediamole, sì, che sì, così sì, facciamo un po' di luce su alcune piccoli assemblamenti, ecco, certo, assemblaggi. Diciamo che, vabbè, prima di iniziare a mettere veramente in moto tutta quella che è la cucina classica, è giusto dire che in qualche modo la poke nasce da un ambiente povero. Pensate che la poke generalmente erano, che cosa? Scarti, ritagli della lavorazione del pesce abbinati a quello che di più povero c'è, quindi un cereale. Diciamo che nella base siamo tutti abituati a conoscere attraverso il riso, ma poi vige la regola che un cereale può essere cambiato con l'altro. Bene, poke in quello che è il mondo hawaiano, ma la stessa equivalente, se vogliamo, la troviamo con l'appellativo di Buddha Bowl, sì, nel mondo asiatico, dove al posto di una ciotola viene usato un piatto ed è l'equivalente a tutti gli effetti del nostro, certo, del nostro piatto unico. Sia, certo, solo noi forse che ci siamo abituati a scandire le portate, primo, secondo e via dicendo. Bene, ne abbiamo scelte alcune molto semplici, che spaziano un po' dal mondo vegetale fino alla proteina ittica, proprio per farvi vedere come attraverso alcuni prodotti, di cui oltretutto alcuni che vedremo, li vediamo qua di lato, sono novità per il mondo Bonduelle, e nello specifico 3 cereali e 2 legumi. Per quanto riguarda i cereali sono burgul, quinoa, orzo perlato; per quanto riguarda invece i legumi sono lenticchie e ceci. Perché questa caratteristica? Perché pur facendo parte di quello che è il mondo, diciamo la gamma Minut, che nel tempo, soprattutto chi utilizza i nostri prodotti, sa bene che fa riferimento a che cosa? A un prodotto vegetale già cotto a vapore, è stato fatto evolvere in maniera intelligente. Perché? Perché è stato pensato proprio per questo genere di utilizzi. Mauro, mi fai la cortesia di passarmi una busta, una quella che vuoi? Benissimo. Prendiamo questa. Grazie, gentilissimo. Ti faccio solo vedere prima di iniziare, perché è giusto poi raccontare che cosa c'è dietro il mondo Bonduelle. Bene, generalmente il packaging di un prodotto Minut ha qua il logo rosso rappresentante che cosa? La cottura a vapore. E quello rappresenta da abitudine che cosa? Un prodotto cotto a vapore spinto, pronto per essere rigenerato. Attenzione, non da cuocere, ma solo rigenerato. In questa evoluzione del prodotto Minut troviamo indicato la scritta Service. Bene, questo prodotto è una nuova, diciamo, un nuovo sistema di produrre che Bonduelle ha ideato proprio per generare che cosa? Prodotti, quindi gamme di prodotti che da qua al prossimo futuro diventeranno sempre più importanti, solo da decongelare. Quindi stessa caratteristica di Minut, non ha calopeso, è un prodotto già cotto, texture piuttosto consistente, quindi adatta anche non solo al decongelamento ma al passaggio in temperatura, come vedremo in altri passaggi, ma soprattutto un prodotto che può essere molto semplicemente lasciato decongelare per 12 ore in frigorifero, quindi con un minimo di preavviso, e poi anche a freddo essere diciamo esposto e servito. Ma guarda, hai appena fatto riferimento a un termine che a me sta sempre molto a cuore quando ci si mette a realizzare un piatto, ed è non ha calopeso. Non ha calopeso per me significa food cost fisso e certo. Bravissimo. E questo credo che sia uno dei fattori di estrema importanza sull'utilizzo di un prodotto che
aiuti lo chef, aiuti il cuoco a realizzare appunto un piatto del quale sa già a priori, una volta stabilite quelle che sono le grammature che vuole utilizzare, quale sarà la resa anche in termini economici e quindi è un fattore di grande importanza. Hai ragione, ma tante volte è proprio quello, la differenza, scendiamo nel basic, la differenza che spesso e volentieri c'è tra un primo prezzo e un prodotto Bonduelle è data proprio dalla tecnica di lavorazione che c'è dietro e soprattutto non solo da tutta la filiera che c'è a certo. monte, quindi di selezione, ma proprio anche da questa tipologia di attenzione. Un prodotto che viene comprato a un chilo e viene venduto a un chilo, quindi non hai calopeso. Ci siamo dilungati un po', ma giusto perché... Serviva un'introduzione. Bravo, esattamente, un'introduzione, no, giusto anche solo per riscaldare un esatto. po' l'ambiente. Iniziamo a vedere in maniera molto semplice qualcuna di queste poke. Io chiaramente cercherò di fare tutto quello che serve al momento, però un minimo di linea chiaramente abbiamo Chiaro. Dovuto prepararci. Bene, caratteristica principale dei poke è l'utilizzo di una ciotola. Come dicevamo prima, è l'idea del piatto unico stressata, rimpicciolita e messa in una ciotola dove un'illusione ottica che vedremo più avanti, diciamo questo effetto che viene chiamato effetto di Delboeuf, fa sembrare molto più grande un qualche cosa che in realtà se fosse steso in un piatto sarebbe veramente molto basic. Bene, poche regole per realizzare diciamo un poké. Innanzitutto la scelta di un cereale. Io in questo caso sto scegliendo di utilizzare della quinoa. Fa parte dei prodotti che abbiamo appena lanciato, è un prodotto in IQF, per cui può essere prelevato anche in piccoli quantitativi, ok, non per forza un chilo, ed è facilmente dosabile. Caratteristica della quinoa, per chi ha esigenze di questo genere, è che non contiene glutine. Chiaro, non sarà questo lo scopo finale di questa tipologia di poké, però per chi ha la necessità certo. all'interno della propria cucina di prevedere anche delle portate che abbiano questa caratteristica, con la quinoa Minute Bonduelle potrà tranquillamente farlo. Beh, non è più chi ha necessità, ma ormai in qualsiasi ristorante, in qualsiasi locale bisogna avere il piatto senza glutine perché le esigenze oggi sono queste, ma sì, le esigenze ma... di mercato, le esigenze proprio anche salutistiche che si propongono ai clienti. Ma sì, ma tu pensa, Mauro, che poi oltretutto spesso e volentieri in un tavolo dove c'è all'interno un ospite che ha un'esigenza particolare, assolutamente. Se non troviamo un qualche cosa per far quadrare questa esigenza, è molto facile che vegetariani piuttosto che alimentazioni molto più restrittive come quelle in assenza di glutine facciano spostare la scelta di un locale verso un altro che ha abbracciato e che comprende prodotti di questa tipologia proprio per mettere tutti sullo stesso piano. Certo. Bene, tornando alla nostra poke, la base è un cereale, quantitativo indicativamente 250 grammi. Considerate che 250 grammi di quinoa hanno un prezzo veramente, un food cost veramente molto basso. Siamo intorno ai 70 centesimi per quanto riguarda tarato sul nostro prezzo. Chiaro. La quinoa è l'unico cereale un pochino più particolare. Poi, per quanto riguarda i vegetali, regola sarebbe arrivare ad avere all'interno della proposta denominata poké almeno 5 o 6 varietà differenti di vegetali. Io, sempre sfruttando la linea Minute, ho scelto di lavorare con dei broccoli. Non ho fatto nient'altro che rigenerarli a vapore. Se fossimo in una cucina tradizionale, in un ristorante, potrei tranquillamente rigenerarli in forno a vapore, certo. In una cucina diciamo più semplice va bene anche il microonde. L'importante è portarli in una Chiaro. Condizione diciamo ottimale di salute. Altro aspetto della poke è che cosa? L'aspetto estetico. Qua in questo caso non solo è la sostanza, ma anche l'occhio in qualche modo vuole la sua parte. Sfruttando questa piccola stratagemma, il gioco qual è? Quello di dividere i vari ingredienti in modo tale che siano facilmente riconoscibili, ma soprattutto che abbiano un senso estetico gradevole alla vista. Allora, io sto usando il broccolo. Poi guarda, abbiamo lanciato tra le altre cose quest'anno
un nuovo formato di barbabietola. E vedo che ha una cubettatura molto regolare. Questo fa molto chef, Sì, infatti, sembra qua, non dico tagliata a mano, però è molto regolare e quindi fa molta estetica nel piatto. Ma sì, è un cubetto mezzo centimetro per mezzo centimetro. Cosa più importante, in un formato molto intelligente, permettimi, il formato che abbiamo lanciato quest'anno e che abbiamo implementato è questo formato con apertura a strappo in formato da chilo. Questo perché? Perché sempre più la necessità di avere anche pack contenuti nella forma. Infatti, rispetto al 3 kg tradizionale e da posizionare in scaffale, da avere sempre a portata, è sempre più frequente. Per cui abbiamo pensato di lanciare tutta una serie di prodotti, tra cui le barbabietole con un nuovo taglio, appunto proprio per facilitare anche questo genere di esercizio. Io lo posiziono qua, fuori dalla camera, che così non si vede. Bene, da qua in avanti il gioco continua, ok? Vedete che la cosa a cui bisogna semplicemente fare più attenzione è quella di cercare di dare in qualche modo una scala cromatica che sia differente. Vedete, molto staccata anche a livelli di colore. Abbiamo il verde che fa da padrone, il rosso fuoco della barbabietola Bonduelle, che poi è particolarmente dolce, il giallo del pomodorino bello succoso, no? E anche qua un piccolo trucchetto che suggeriamo spesso è quello di utilizzare che cosa? Salse, come salse di soia piuttosto che salse di yogurt e che altro, in maniera intelligente. Cioè, se devo esporla e quindi fare la vendita in un momento successivo, non andrò a salsare tutta la parte di poké, ma magari solo la parte di cereale, in modo tale da renderla più gustosa. Quando è il momento del servizio vado a finirla. In caso contrario, in una, diciamo, in una forma di servizio espresso, non faccio nient'altro che metterla in superficie e completare. Aggiungo che cosa? Un qualche cosa di sfizioso. La poké rientra in un'idea di greenology. In che modo? Innanzitutto è forse un sistema equilibrato, no? E salutistico di alimentarsi, perché di base stiamo parlando di che cosa? Cereali, legumi e verdure, la base dell'alimentazione mediterranea. Sì, poi c'è una parte indulgente che è il falafel, queste palline a base di ceci, comunque sia, da 20 grammi, che risultano molto gustose. Sì, ma che comunque siamo sempre su una base di legumi vegetali e quindi sostanzialmente non abbiamo una grande, non andiamo su proteine di natura animale e quindi abbiamo sempre un piatto molto, molto green, ecco, chiamiamolo. Poi io posso scegliere di friggerlo o di lavorarlo al forno, Il bello dei falafel Bonduelle è proprio questo, che in 20 grammi di palline posso lavorare tranquillamente in forno come friggerlo. Chiaro. E scegliere un po' che direzione dare. In ultimo, un altro prodotto che è regola ferrea delle poké è la parte di proteine. Come hai detto tu bene, Mauro, non è necessario che per forza siano proteine di origine animali, quali carni, pesci e che altro. La natura, in quanto è perfetta in sé, fa già del suo un lavoro incredibile, no? Bene, le proteine possono essere date in questo caso da un legume. In questo caso il legume, grazie come i ceci che abbiamo lanciato quest'anno, può essere tranquillamente, come abbiamo detto prima, rigenerato a vapore, decongelato piuttosto che lavorato in microonde. E questi ceci qua sono quindi precotti, cioè pertanto sono cotti completamente e basta solo la rigenerazione. Anche considerando i tempi di preparazione di una cottura dei ceci, se comincia a pensare a partire dai ceci secchi. Bravo, esatto, il senso è proprio quello. È chiaro che mi ritrovo una situazione di particolare con una tempistica insomma abbastanza allungata, perché ceci secchi a mollarli, quindi la cottura, che non sono i 10 minuti di cottura, ma hanno tempi anche in cottura a vapore piuttosto che bolliti abbastanza considerevoli, con un aspetto fondamentale che molto spesso quando utilizzo i ceci secchi mi ritrovo che una parte di questi ceci
si sfalda, è rotta e non ho una consistenza, diciamo, anche visiva di questa natura qua. Hai detto bene, tempi molto lunghi di lavorazione, consistenze spesso distrutte, disintegrate. Sì. Peggio ancora, molto simile è se parli dell'ambient, che è molto facile, però a livello di colorazione cambiamo molto, perché qua abbiamo un colore acceso. Abbiamo un bel colore acceso. La domanda che ti faccio, che mi incuriosisce, questo tipo di prodotto io potrei utilizzarlo per fare, che ne so, anche delle minestre, delle zuppe, dei preparati che non siano di utilizzo come un piatto asciutto, se vogliamo chiamarlo, assolutamente, no? Assolutamente sì. Il fatto che siano già cotti a vapore non esclude cotture prolungate come può essere una zuppa di ceci, piuttosto che le lenticchie in umido, la minestra d'orzo e via dicendo, in quanto quella cottura a vapore che normalmente si fa su legumi e cereali non va a fare nient'altro che vetrificare, fissare in qualche modo la parte amidacea, il cuore all'interno del cereale, del legume, fissando il grado di cottura, un po' come se fosse una sorta di riso parboil. Certo. Chiaro, a lungo andare comunque perderà il suo grado di cottura, però abbiamo la certezza che 20-30 minuti di cottura mantengano inalterato il prodotto. E questo è comodo in cucina anche quando hai a che fare con chi? Quando hai i novizi o gli extra, ad esempio, no? Dove banalmente, certo, magari non c'è quel livello di competenza che puoi avere tu o che può avere un collega più navigato. O no? Che può avere uno staff già aggregato, già molto ben assemblato, insomma, ecco. Piuttosto che invece lavorazione espressa. Certo. Immagina di servirlo risottato, l'orzo, al posto del riso classico, non fai nient'altro che soffriggerlo, saltarlo in padella, sfumarlo con un pochino di fondo chiaro, di verdure, piuttosto che altro, quello che poi prevede la ricetta, certo, e via via a lavorarlo. Per cui in realtà è tutto, se vogliamo, molto qualcosa così. Perdonami. Molto più semplice lavorare con un prodotto tecnologico, come può essere il prodotto che abbiamo visto in questo momento, ma che ti permette ancora una larga interpretazione. Assolutamente. Bene, ho detto che nel mondo di Grenology non è prevista solo l'utilizzo del vegetale, ed è vero. Adesso proviamo a rifarne un'altra un pochino più dispendiosa. Immagina che la poke che abbiamo fatto prima arriva ad avere un food cost finale di circa 1,20 euro per un totale di 450 grammi di materia. Ricordate, è un piatto unico, non è un piatto servito. Poi anche qua, vedete, in realtà io adesso sto usando il burgul, che è un grano spezzato. Anche questo ha delle origini come storia del cereale in sé, molto interessanti, giusto? Assolutamente sì. Tu pensi che è un grano abbastanza vecchio, poi la tipologia è abbastanza vecchio, antico. Antico. Sì, mi è sfuggito vecchio, suona male, brutto, è stagionato. No, è un grano antico che poi viene lavorato non più per macinazione, ma semplicemente rompendolo, avendo questi grani ben definiti, quasi simili a un couscous a grana più grossa, e utilizzato a tutti gli effetti come se fosse la base di un'insalata o per servire piatti umidi, in quanto è in grado di assorbire grossi quantitativi di liquido. La cosa interessante, mi sembra di ricordare, che perché l'ho studiata, mi sembra di ricordare che all'interno di questo grano c'è anche il germe. Bravissimo. Che quindi è un elemento nutrizionale di non poco conto, se non sbaglio. Guardate, non so se si vede in telecamera, adesso vediamo se Francesco riesce a stringere, ma c'è all'interno di questa parte più chiara una venuzza leggera, eccola qua, più scura. Questo è il germe di grano, la parte nutriente, la certo, parte, diciamo, nobile, generalmente presente nel grano. Certo. Parte nobile che ormai noi siamo abituati purtroppo a scartare, ma che è fondamentale per la nostra nutrizione, anche per una questione dal punto di vista nutrizionale, sicuramente ha degli effetti importantissimi, fibre e quant'altro. Bene, per fare questa tipologia di poke invece scelgo di utilizzare innanzitutto il burgul, che a dispetto della quinoa invece ha glutine, quindi il limite in questo caso è limite. Diciamo che per chi ha un'alimentazione che non prevede l'utilizzo del glutine consigliamo di non utilizzarlo. Poi scelgo di utilizzare
il nostro asparago. Il nostro asparago è un prodotto molto particolare, innanzitutto è una categoria maxi, jumbo, sì. E che oltretutto non ha la parte, diciamo, più rigida. Del piede. Esattamente, perché? Perché viene mondata già all'inizio, viene già scartata. E questo vi permette di avere un prodotto che naturalmente può essere impiegato tutto nelle varie lavorazioni, sia che si tratti di lavorazioni a caldo piuttosto che a freddo, senza dover fare scarti. Ora, io ne ho spostato una piccola parte, ma per ragioni pratiche, quasi estetiche, no? Allora, in questo caso vale la stessa regola di prima. Dobbiamo costruire, diciamo, quella che è l'ingredientistica all'interno della poké, dando un senso estetico abbastanza importante. Quindi, anche qua, la parte di, diciamo, di cime, di punte, posso tenerlo anche da parte. Intorno alla quale andiamo a costruire che cosa? Iniziamo a mettere appunto tutta la parte di proteine animali. Io poi qua ho scelto un salmone affumicato, naturale, marinato, scegliete quello che più fa il caso vostro, quello che più vi piace. Per ragioni forse di consumazioni suggeriamo un salmone che abbia già previsto una sorta di falsa cottura, quindi un marinato o un affumicato. Okay. Bene, tagliato come? A me piacciono particolarmente le fette spesse, per cui non faccio nient'altro che, eccoci qua, posizionare delle fette di salmone, ma come vi dicevo prima, il fatto che si stia utilizzando una ciotola piuttosto piccola inganna molto l'occhio, perché in realtà queste fette peseranno indicativamente 10 grammi l'uno. Io ne ho impiegate 5, vuol dire che stiamo mettendo 50 grammi di salmone all'interno di 450 grammi di prodotto, per cui vuol dire veramente molto molto poco. Anche qua, in questo caso, un legume mettiamolo sempre, cerchiamo di aggiungerlo sempre, perché se nel caso precedente abbiamo che cosa? Una necessità di proteina per dare un equilibrio nutrizionale al piatto, in questo caso abbiamo invece la necessità di avere una parte di gusto, cosa molto più interessante. Poi qualche carota. Come vedi eventualmente l'abbinamento, malgrado ci siano, qui abbiamo tutti i prodotti diciamo precotti o in un modo o nell'altro, vapore o che so io, abbinare anche un vegetale magari crudo potrebbe essere di diciamo interessante come abbinamento, o diresti di limitare comunque a un utilizzo diciamo di prodotti, chiamiamoli di Bondwell, quelli pronti, preparati, insomma. Ti rispondo da cuoco e non da uomo Bondwell, e so che ma poi io voglio questa risposta. Voglio una risposta da poi cuoco. Dovrò dare spiegazioni. No, anche, non è vero. Anche perché i cuochi poi dall'altra parte lo certo, no, no. Allora, le fanno una ragione di queste. No, è chiaro, adesso si sta scherzando, però è chiaro lo scopo qua è variegare un attimino la masticazione, perché abbiamo consistenze e texture differenti, per cui ben venga certo. Il vegetale crudo. Da un punto di vista uomo Bondwell invece ti dico, bene, scegli purché ci sia qualità a monte. Beh, chiaro, ma vedi che l'ho presa alla larga. Io mi riferivo a un vegetale crudo che poteva essere un pomodorino piuttosto che una cosa molto semplice. Ma un pomodorino, no, beh, crudo, chiaro, chiarissimo. Chiaramente poi, senza andare a toccare altri no, aspetti. Ma è chiaro che si sta giocando. Poi va da sé che questa è già completa, nessuno vi vieta di aggiungergli degli gamberi, lì poi diventa solo una questione di, secondo me, di appetibilità del piatto. Chiaro che è da considerare più carico di prodotto ittico e maggiore il food cost. Chiaro. Ricordatevi che poké non solo è un fenomeno, per chi fa il nostro lavoro, banalmente, è uno strumento di vendita. Per chi fa il nostro lavoro non solo da fornitori, ma anche da operatori. Perché all'interno di una stessa portata, chiamiamolo proposta,
in qualche modo posso proporre prodotti differenti. Bene, io, Mauro, mi sembra molto, molto, tutto molto allora, semplice. Visto che è così semplice realizzare questo tipo di piatto, mi piacerebbe provarne uno. Però ti chiedo se parto già sbagliato. Se io volessi fare un mix dei cereali che tu mi stai proponendo... Sarebbe perfetto. E allora vado così. Però io ti complico la vita stavolta. Va bene. Passiamo da poké, chiamiamole sempre così, a più un'idea di Buddha Bowl, no? Certo. Quindi abbassiamo le sponde e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Esattamente. Sentiti libero naturalmente di utilizzare... Io vado a mano libera, Vedete che anche per chi non ha grandi competenze culinarie, è vero che siamo tutti colleghi, anche quelli che ci seguono, però anche per chi non possiede magari grandi competenze culinarie, in realtà dosare il cereale, il legume, i cereali da mettere sul fondo è anche abbastanza semplice, perché potete dotarvi di un cucchiaio e avere sempre, diciamo, un'idea quasi standardizzata di quello che è il prodotto che stiamo mettendo sul fondo. Ah, proprio li stai mischiando tutti? Mi dà l'idea di fare un mix che potrebbe essere interessante. Ma fai benissimo, perché vedete, in questo caso, mi sposto io da questo lato, che così sei più comodo, in questo caso vale la regola che dicevamo prima, cioè avere una masticazione che non sia uniforme. Un piatto stanca quando? Quando generalmente in bocca lo sentiamo tutto uguale. Non ha consistenze diverse, non ha gusti, per cui gioca l'acidità, gioca la consistenza, giocano le sfumature e via dicendo. Ma ora sta proprio facendo questo, sta giocando in qualche modo con le consistenze, partendo da che cosa? Dalla base, no? Ha mischiato orzo perlato, sapete che l'orzo perlato viene denominato perlato perché viene decorticato, quindi in realtà rimane molto più chiaro rispetto all'orzo tradizionale. Ha mischiato quinoa, che in questo caso più che la valenza, diciamo, di assenza di glutine, e dà una consistenza molto particolare perché è una grana veramente molto piccola. Oltretutto guardate come è asciutto. Noi qua l'abbiamo solo decongelato, Guardate come risulta asciutto. E in più ha messo sul fondo che cosa? Ha messo ulteriormente del burgul. Mi sposto? Se vado a rubare qualcos'altro? È tutto tuo, divertiti. Vedete, quando noi prima parlavamo di qualità, al di là di quello che è il prodotto Bonduelle, è proprio questo, di cercare di avere delle colorazioni, delle consistenze completamente diverse. Maro sta usando adesso delle alghe, delle crispy alghe kombu, che spesso e volentieri vengono utilizzate anche come snack, proprio per dare quello che dicevamo prima, questo effetto variegato in bocca. Bello sesamo. Ha visto che, visto che ti sei fatto prendere bene, ecco, volevo proprio proporti quella. Infatti questa è una parte un po', diciamo, di piccante, se vogliamo mettere. Sì. Sai, no? Che cosa sono? Questo è sempre sì. Tu prima mi hai chiesto se i legumi e i cereali posso cuocere in altra maniera. Benissimo. Un mio collega un giorno, giocando, mi ha fatto vedere questo passaggio. Effettivamente mi è piaciuto e l'ho adottato. Praticamente abbiamo fritto le lenticchie da surgelate, ottenendone che cosa? Una, diciamo, una sfera molto crispy, piacevole in bocca. Tutto questo può aiutare sempre a variegare la masticazione. Pensando che nella cucina un po' più moderna adesso si cerca sempre di abbinare almeno la parte croccante. Bravo, di dare un tocco di croccantezza nel piatto, e queste si inseriscono molto bene, così come l'alga. Adesso io questo lo sposto sotto a favore di camera, che così i nostri amici che ci seguono lo possono. Ma sai che è veramente bella? Ma mi sembrerebbe di sì. Sono bravino allora. Sembri quasi un cuoco. Sembro, vero? Facendo così, noi volendo, potremmo esporli e aspettare la vendita. Bene, non vi tediamo oltre andando avanti nel mondo del poké, avete capito più o meno come funziona. Invece vogliamo farvi vedere in piccolo un recap di quello che è il mondo dei prodotti di cui abbiamo parlato. Un video dedicato a cereali e legumi.
tra qualche istante. Una grande novità firmata Bonduelle Food Service. Cereali e legumi surgelati al naturale, già cotti al vapore, grazie all'esclusiva tecnologia Minute. Quinoa, naturalmente priva di glutine, particolarmente ricca di proteine, carboidrati e fibra alimentare, la quinoa è la base ideale per tutte le preparazioni calde e fritte. Bulgur. Detto anche grano spezzato, il bulgur è un cereale ricco di fibre e di sali minerali. È un ingrediente versatile che si adatta a tantissime ricette. L'orzo perlato. Cereale dal colore bianco perché decorticato. Base ideale per ricette bilanciate e originali. Le lenticchie, che tra i legumi sono le più ricche di proteine, con un sapore deciso e persistente e una consistenza solida dopo la cottura. Ceci, ricchi di proteine e fibre, legumi versatili da utilizzare in cucina in vari modi, da ingrediente di piatti più elaborati o di insalate, ma ottimi anche come contorno. Massima versatilità di preparazione. Possono essere rinvenuti in pochi minuti in padella, in forno a vapore, in microonde o semplicemente decongelati in frigorifero per 12 ore prima dell'utilizzo. Grazie ai cereali e legumi Minute Bonduelle, il vostro cliente potrà offrire creatività e varietà in cucina con piatti appetitosi e bilanciati per una scelta di alimentazione a base vegetale. Bene, bentornati. Giusto un piccolo recap video per riassumere quello che in tante parole, certo, nella tua cucina abbiamo visto insieme. Quindi la facilità fondamentalmente di utilizzare un prodotto che nasce come prodotto già surgelato e cotto. Cosa non da poco, perché è unica di Bonduelle. Ma andiamo avanti. Passiamo a qualcosa di più pratico. In realtà la comodità di lavorare con prodotti di questa questa tipologia è veramente molto estesa, perché la si può estendere a tutto campo, dall'area dei finger fino ad arrivare alla cucina espressa. Vi faccio un esempio molto pratico, ok? Allora, sempre in area, diciamo, di, eccoci qua, in area degustativa la cosa è molto semplice. Immaginate adesso di lavorare per un momento di aperitivo molto più specifico, no? Dove in realtà non stiamo più lavorando su un poké, ma dobbiamo realizzare un'idea di aperitivo veramente individuale. Il classico bicchierino, il finger, no, se volete. Bene, il gioco è lo stesso. Io qua posso scegliere di decongelarlo con largo anticipo e sarebbe sempre la cosa migliore quando in realtà andiamo a fare un lavoro di questo genere, perché i colori naturalmente rimangono molto più accesi. Molto più accesi. E poi devo scegliere in che modo strutturarla. Bene, io in questo modo non faccio nient'altro che mischiare in pari quantità burgole e quinoa, ok? Profumarli con un filo d'olio in modo tale che possano essere facilmente gestibili all'interno di un bicchiere. Poi qua posso scegliere di veramente caratterizzarli con spezie, erbe, tutto quello che più ci è comodo, senza grandi problemi. Dopodiché, sul fondo dei bicchieri io non faccio nient'altro che mettere qualche oliva, 3-4. Io qua sto usando, sembrano tagiasche, in realtà sono leccino, denocciolate, sott'olio, che hanno un sapore un pochino più spinto della, certo, della tagiasca. Proprio perché il legume, il cereale in sé che sto utilizzando, che ricordiamo è quinoa e burgul, in realtà, a parte il sale che ho aggiunto, non ha un gusto particolare, molto particolare, no? Poi scelgo di farlo sempre in ordine vegetale.
ho scelto di usare un formaggio vegetale. Io qua sto usando del tofu, ma è chiaro che potrebbe essere qualunque altra tipologia di formaggio, dalla feta al quartirolo e chi più ne ha più ne metta. Però scelgo di, all'interno delle preparazioni, diciamo da aperitivo, barra buffet o che altro, di prevedere anche una portata che sia totalmente vegetale. È sempre un bel, secondo me, un bel gesto di attenzione nei confronti degli ospiti. È sicuramente un gesto di molta attenzione nei confronti degli ospiti che vai a, che vai a ricevere. Che vai certo. a ricevere. Bene, cubetto molto piccolo. Chiaro, deve essere sempre, deve essere tutto consumabile attraverso una forchettina o un cucchiaino. Per cui anche qua l'ideale è proprio quello di utilizzare un prodotto molto cubettato molto piccolo. Io e l'ufficio complicazioni viviamo nello stesso, nello stesso palazzo, no? Ce l'avevamo là. Esattamente. Con un cucchiaino non faccio nient'altro che aggiungere due o tre cucchiaini appunto di cereali. Anche qua tenete presente che nonostante tutto, comunque in qualunque genere di preparazione, soprattutto per aperitivo, l'ideale sarebbe sempre avere una parte di cereale che comunque sia in pochi grammi possa dare una sensazione piacevole in bocca. Certo. Esattamente, proprio per non ricadere sempre nella ripetizione di aggiungere solo ed esclusivamente carne e pesce, che per carità ci sta, ma tu stesso mi insegni, Mauro, che il food cost è una bestia veramente difficile da controllare. Sempre più complicata da gestire. In un momento poi come questo. Del mais, anche qua a voi la scelta di utilizzare un mais già cotto a vapore surgelato, minut, molto piacevole. Oltretutto sapete che il mais Bonduel è un mais molto particolare, naturalmente dolce e non viene aggiunto niente in fase di lavorazione, anche nelle conserve. Per cui abbiamo una parte di dolcezza naturale. E alla fine di tutto scegliamo di chiuderlo con qualche cubetto di tofu. Eccoci qua. In modo tale che possa essere facilmente consumato anche magari passeggiando e sorseggiando una frutta di bollicine. Anche in questo caso, nel caso dei finger, l'ideale è sempre quello di, secondo me, di separare un attimino quello che sono, la mamma mi ha fatto corto e fa sempre fatica ad arrivarci, separare quello che sono sempre gli ingredienti utilizzati in modo tale da avere un'idea ben precisa di che cosa c'è dentro. Prosegui tu? Vai. Vuoi che provo a fare qualcosa anch'io? Dai. Sposto io questo. Vediamo di metterci. Lo metto qua dietro. Dai pure a me. Grazie. Grazie a te. Allora, qui andiamo sempre con un mix di cereali, giusto? Proviamo a fare uno. Ascolta, vedo che c'è anche le lenticchie di cui abbiamo parlato prima. Sì. Giusto. Che sono molto verdi. Beh, sono molto verdi rispetto a quella che è una lenticchia classica. Diciamo le lenticchie tradizionali. Tradizionale, ecco. Io non ti ho detto niente. Certo, io non ti ho detto niente perché in qualche modo volevo vedere se te ne saresti accorto. Abbiamo scelto di lavorare sulle lenticchie verdi proprio perché la lenticchia verde è una lenticchia che, a parte che in Italia veniva utilizzata già da tantissimo tempo, pensate alle zone di Altamura. Altamura, fine degli anni 70, era molto conosciuta per la lenticchia verde. Abbiamo scelto di utilizzare lenticchie verdi perché? Perché rispetto alle lenticchie bionde o le classiche, quelle legate a un IGP, a un disciplinare molto forte, hanno una consistenza molto più netta. Mm-hmm. Quindi resistono meglio alla cottura a vapore e soprattutto che cosa fanno? Rimangono integre sia durante le fasi di cottura a vapore, come in questo caso, sia durante la fase successiva, spesso e volentieri più tumultuosa, che è quella della cottura, nel caso in cui, ad esempio, come tra qualche mese avverrà,
potranno essere utilizzate per cottura in umido. Naturalmente qua avevamo un coltellino qua da qualche parte. Te l'ho spostato, scusami. Nessun problema. Ce l'hai? Trovato? Naturalmente qua abbiamo anche una serie di prodotti che diciamo non fanno propriamente parte della linea Bondwell, ma che stiamo utilizzando, ma che rientrano appunto nel nostro catalogo Cattel. Bravissimo. E che sono presenti, se vogliamo, le olive, piuttosto che le mandorle. Bravissimo. Piuttosto che tutte, che alcune semi, che alcune oli e via dicendo, li stiamo utilizzando per completare, diciamo, queste preparazioni dei piatti. È quello che dicevamo prima, la qualità non è data solo dall'ingrediente dove la vedi in maniera eclatante, immaginate il mondo dei vegetali, la qualità è data da tutta la gamma degli ingredienti fino al dettaglio finale, partendo dall'olio. E Cattel, voi avete una selezione di oli veramente importante. Selezione di olio ce n'è in super abbondanza. Ecco, fino ad arrivare alla parte di frutta guscio, piuttosto che i pomodori. Infatti. Secchi, le sementi che anche qua vengono utilizzate per dare croccantezza. Lavorare, fare qualità, lo fai dalla selezione della materia prima e ancor prima dalla selezione del partner che ti fornisce la materia prima. E in questo caso credo che Cattel assolutamente risponda a pieno a un'esigenza di questo genere. Io non so se ho fatto una realizzazione, un assemblaggio in veste grenology, però sicuramente è molto aromatico, ne sono perfettamente certo, perché ho messo del cumino, abbiamo messo dei semi misti, via dicendo. Potremmo completare con un cucchiaino di salsa base di soia. Esattamente. È fatto un'insalata. Potremmo avere un'insalata sicuramente anche molto, molto sfiziosa, molto appetitosa e simpatica da proporre. Beh, la comodità, vedi, la comodità è proprio questa, è che al di là di tutto quanto, nel momento in cui tu... Nel momento mi si ammazza il cameraman, voi non l'avete visto, ma sta ancora un po' si schianta. Nel momento in cui hai prodotti facili da utilizzare in cucina, è molto più semplice lavorare. Perenne motivazione, dallo scarto, certo, fino ad arrivare alla... Assolutamente, forza. Assolutamente. Andiamo avanti, facciamo qualcos'altro. Benissimo. Dai, facci vedere qualcos'altro di curioso, magari con un tocco di proteina animale. Dai, va bene, un tocco di proteina animale. Scusate se esco un attimino dal campo visivo. Stavolta passiamo a utilizzare il nostro prodotto, diciamo, i nostri cereali, scaldandolo in padella. Quindi... diciamo ripassandolo in qualche modo. È vero che, gentilissimo Mauro, prego, è vero che è già decongelato, ma ricordatevi sempre, l'abbiamo decongelato semplicemente per ragioni di praticità di utilizzo, niente di più, ma ricordatevi sempre che tutto ciò che è prodotto surgelato, soprattutto in ambito verdure, l'ideale sarebbe quello di utilizzarlo, a meno che non ci siano lavorazioni diverse, da surgelato, per ottimizzare la resa, per una maggior sicurezza alimentare. Nel momento, sapete tutti che nel momento in cui decade la temperatura di negativo, più si avvicina allo zero, più la proliferazione batterica. E lì abbiamo i problemi. Esattamente. Molte volte. Per cui la conservazione è uno degli aspetti fondamentali e sempre più da tenere sotto controllo ai tempi attuali, chiaramente. Assolutamente, perché poi con i tempi che ci sono stati, ancora di più. Anche per non incorrere in problemini con gli enti preposti. Beh, grazie Dio che ci siano. E per fortuna ci sono. Perché per fortuna ci sono. Spesso e volentieri tutti noi ci siamo trovati a fare esperienze non proprio favorevoli in campo alimentare. Allora, io ho scelto stavolta di utilizzare l'orzo. Come dicevamo prima, qua l'orzo ripassato in padella serve semplicemente a fare che cosa? A dargli un minimo di croccantezza, ma neanche, proprio dare più temperatura. Un po' più di temperatura. Gli aggiungo del pistacchio. Gli aggiungo del pistacchio perché il pistacchio è uno dei pochi frutta guscio in qualche modo che, se tostato da solo, tende a danneggiarsi molto rapidamente. Ha un olio essenziale molto delicato. Ma se lavorato... Stavo prendendo l'acciaio, ti ho visto che mi guardavi già male. No?
Ma se invece viene tostato in presenza di un elemento contenente un residuo di umidità, cosa fa? Protegge ulteriormente, certo, quella che è la struttura della frutta. E rilascia per bene i suoi alezzi. Bravissimo. Poi lo arricchisco, ce l'abbiamo ancora qualche, un pochino di sesamo? Sì. Lo arricchisco con un pochino di sesamo e ulteriormente un pochino di sale, ok? In modo tale, molto gentile, scusami Mauro. Eccoci qua. In modo tale da avere un po' quell'effetto croccante in bocca che è sempre molto gradevole. Poi aggiungo ulteriormente qualche foglia o di spinacio o di bieta. L'importante è sempre quello di scegliere un prodotto che sia a foglia integre. Voi sapete che in Bonduel noi amiamo i vegetali fin dalla selezione del seme. Il mondo delle foglie la lavoriamo in modo tale che la foglia, a conti fatti, possa poi risultare integra, ok? E non è cosa da poco, perché quante volte ci siamo trovati a mangiare un qualche cosa dove ci hanno detto sì sì è spinacio e poi sembra tutt'altro. Bene, per chi fa il nostro lavoro sono convinto che la necessità di avere un prodotto che sia facilmente riconoscibile come prodotto di qualità anche a fine cottura, soprattutto quando poi viene posizionato nel piatto, diventi basilare. Bene, portato a temperatura, vedete che in realtà i tempi di cottura sono molto minimi. Sono limitati, sono, sì, molto, molto brevi. Poi è anche vero, Mauro, che a dirla tutta, questo è il bello della diretta, in qualche modo lo spinacio l'avevamo già scottato per, chiaro, velocizzare in maniera molto... Però comunque se partiamo anche da un prodotto surgelato, siamo praticamente quasi, basta solo rigenerarlo fondamentalmente, non è che dobbiamo cuocerlo, non è che e soprattutto secondo me è molto interessante su questi aspetti, è una cosa, una nota fondamentale è che in quel prodotto abbiamo mantenuto gli aspetti organolettici del prodotto se stesso, ossia anche tutta la parte vitaminica, la parte, cioè, perché non è nutrizionale, che non è una cosa non da è, poco. Non è uno spinacio stressato dalle temperature, ma sicuramente. Wow. Hai detto benissimo. La cosa importante è proprio questo. Io personalmente ricerco molto nella cucina che faccio. Beh, ma di mantenere le caratteristiche dei vegetali in particolare, cercare di far mantenere. Li adopero quasi crudi, se vogliamo, ecco, partendo anche da un prodotto fresco, li adopero quasi crudi. Qui abbiamo già una partenza molto... È un po' quello molto, che è... Molto, molto vicina. Beh, certo, è un po' quello che è la visione che c'è dietro al progetto Greenology, cioè cercare di rispettare la materia prima, valorizzando soprattutto, certo, il mondo del vegetale, ma perché? Perché la natura in sé è perfetta, siamo noi che siamo fallacei, per cui... nel momento in cui, come dicevamo prima, lavori con materie prime di alta qualità, come quelle che stiamo impiegando, come quelle che potete trovare tranquillamente nel catalogo Cattel, è un peccato poi andare a lavorare eccessivamente o a stressare eccessivamente prodotti che in realtà avrebbero tanto da raccontare. Vediamo se siamo bravi e fortunati. Bene, a questo punto non facciamo nient'altro che guarnire con qualche cubetto della nostra barbabietola. Abbiamo saltato degli straccetti di... Va. No, questa qua, cercavo, okay, piccolina. Cercavi degli piccola? Sì, io sono piccola. Ah, abbiamo guarnito, in proporzione? Sì, in proporzione, perché sennò poi... Abbiamo saltato degli straccetti di manzo. Che taglio hai usato? Dello scamone, perfetto. Per cui in realtà vedete che a conti fatti siamo stati di parola, la proteina, certo, animale c'è. Chiaro, in questo caso per ragioni di impiattamento è anche evidente, però dietro Greenology che cosa c'è? C'è il fatto che se io questo, al posto di impiattarlo in questa maniera, l'avessi risottato, fatto e finito, come se fosse un risotto, magari alla zucca, probabilmente nella brunoise che avrei utilizzato, quindi sedano, carota, cipolla e dadini, avrei messo anche dello speck, molto piffio, molto fine, okay, dove il gusto c'è la sensazione, ma non è l'elemento centrale del piatto.
Assolutamente. Questo è quello che c'è dietro Greenology, ok? Proprio perché, come dicevamo all'inizio, vi è molto facile dire ma io faccio la cucina vegetale, non uso la carne. Sì, bene, ma poi ti manca qualcosa, a conti fatti, no? O nel gusto, o quantomeno nel fattore, diciamo, nutrizionale. Bene, in questo caso ce li abbiamo tutti. Abbiamo legumi, abbiamo cereali, abbiamo foglie, abbiamo tutto quello che può caratterizzare un piatto strutturato in maniera piacevole. Per cui mi sembra molto facile. Ma è indubbiamente, sicuramente sono prodotti di facilissimo utilizzo. Hanno una caratteristica di semplificare molti degli aspetti delle lavorazioni che si possono adottare nella preparazione di una ricetta in cucina, e quindi credo che abbiano tutti i punti necessari per essere un prodotto di consumo, e io lo vedo sempre sotto l'aspetto dell'agevolazione del mio lavoro. Cioè, tutto quello che, certo, mi agevola nel lavoro mi incuriosisce e mi interessa. Ma certo, ma poi oltretutto ti aiuta a contenere quel famigerato mostro. Ovviamente. Che fa paura a tutti i ristoratori e ovviamente, colleghi. Ovviamente, okay. Il famoso food cost, che per noi chef, nel momento in cui andiamo a realizzare un menù, è una delle fissazioni che abbiamo, ma necessariamente, perché sennò ci troviamo di fronte poi a esplosioni di costi che non possiamo controllare. Senti Mauro, io intanto che recupero qualcosa per andare avanti, abbiamo di là fuori scena naturalmente quello che è la linea organizzata. Vuoi raccontare a chi ci sta seguendo che cosa di Cattel, ad esempio, abbiamo utilizzato fuori gamma Bonduelle? Beh, innanzitutto abbiamo utilizzato appunto dei semi che sono presenti nel listino così come l'olio nella nostra gamma di prodotti. Ci sono una serie di oli che vanno dal Ligure al Toscano al Pugliese, e quindi sono chiaramente riscontrabili nel nostro listino, e diciamo anche tutta un'altra serie di prodotti che adesso qui, insomma, il tonno fresco, per esempio, il tonno fresco l'abbiamo utilizzato, fa parte della gamma dei prodotti Cattel, e è un tonno che proviene attraverso la nostra con società, la Jesol Pesca, e che si può ottenere attraverso gli ordini, insomma, tranquillamente, senza avere dei grossi problemi. Ottimo. Tu sei pronto per un altro piatto? Sì, assolutamente. Faccio io o lo facciamo insieme? Dai, facciamolo a quattro mani. Mi piaceva far vedere, visto che abbiamo aperto il discorso cotture, mm-hmm, l'utilizzo, come abbiamo accennato prima, sempre dell'orzo, ma risottato. Allora, io ho messo a scaldare un tegame, una padella, in realtà, chiaro, qua fa tanto che cosa il quantitativo di porzioni che stiamo gestendo. Anche qua, sì, vai. Facciamo tranquillo. Riscaldare, sì, andiamo, no, vai prima. Tranquillo. Chiaro che la natura del prodotto, risottare un cereale come l'orzo, necessita che cosa? Innanzitutto di dargli almeno una passata iniziale in padella, quindi arrivare alla temperatura per cui poi sarà necessario irrorare di brodo. Ricordatevi sempre questo. Allora, ricordatevi che cosa? Che stiamo lavorando con un prodotto cotto, per cui quando andiamo a lavorare poi con il materiale umido, quindi fondo di cottura, dovremo metterlo quel tanto che serve perché l'evaporazione avvenga in maniera abbastanza, esatto, rapida. Ok? Poi mi piace aggiungergli anche un pochino di lenticchie, ma proprio perché... Legume. Sì. Quindi io abbiamo la parte legume. Trovo le lenticchie sempre molto gustose nelle elaborazioni tipo risottate, perché comunque, essendo molto amidace, aiutano anche, soprattutto nel momento in cui andiamo a, diciamo, non aggiungere quella parte di burro che generalmente nel, sì, riso va messa, ad avere un effetto legante maggiore. Bene, una volta arrivato in temperatura, poi qua sull'induzione è tutto molto più... E qua sai che con l'induzione
Se cominci a conoscerla, ad operarla, poi non la molli più. Caspita, ma allora vuoi dirmi che Cattelle è molto avanti sotto questo aspetto, perché sta già utilizzando delle risorse rinnovabili, cioè la corrente, l'elettricità, generata spesso da altri fattori che non è proprio materia fossile, come quello che si usa per realizzare il gas, per strutturare la cucina dove poi invita i propri ospiti a... Sono le attenzioni che inevitabilmente oggi come oggi bisogna mettere su tutto quello che è il lavoro che si fa. Assolutamente. Non possiamo prescindere ormai da un contesto di recupero di energie, di avere energie pulite, perché se no ai posteri cosa lasciamo? Che ci piace o no? E anche la cucina è un elemento essenziale per poter andare avanti su questa linea. Sono assolutamente d'accordo con te, Mauro, che ci piaccia o no, il mondo ha bisogno un attimo di riguardo in più, non solo in quello che scegliamo come materia prima, ma anche come ci approcciamo nelle piccole cose. E ad esempio banalmente l'utilizzo dell'induzione, quindi dell'energia elettrica rispetto al classico gas, trovo che sia una direzione molto, certo. molto sostenibile. Qua mi viene in mente proprio, siamo nella più classica tradizione della cucina mediterranea. Cereali, legumi, Assolutamente. Con una piccola fusion magari di... andiamo verso l'orientalizzato con il tonno crudo, via dicendo, però è una cucina che oggi sta prendendo piede sempre di più. Abbastanza e questi aromi un po' particolari, vedi la buccia di limone. Beh, qua la buccia di limone è naturalmente la scorza, le zeste che abbiamo creato, le abbiamo sbollentate semplicemente per togliergli quello che è la parte amaricante, classica. Ma tutte le volte che poi ci si lavora, sia con i legumi, sia in presenza di materiale ittico, sono convinto che abbia un rilascio di oli essenziali veramente gradevoli e notevoli all'interno del il famoso pulire la bocca? Bravissimo. Bravissimo, il famoso sgrassare. Sgrassare no? La bocca. Questa cosa che quando ero piccolino e se andavo a scuola ti dicevano, ma in che senso sgrassare? Cosa sgrassi? Cioè, non è grasso. Non è... Okay. Però è proprio questo, proprio perché in sé il pesce, se volete, ha comunque una parte di sensazione untuosa, leggera, che volente o nolente c'è. Bene, vedete che in realtà tra... il ridere e lo scherzare, gli abbiamo messo quanto? 3 minuti? Ah, 3 minuti di preparazione. Cioè, allora, fine di questo, un filo d'olio. Chiaramente farne un pochino di più è molto più semplice. A parte, noi con largo anticipo non abbiamo fatto nient'altro che preparare il nostro tonno, sporcarlo con un pochino di salsa di soia, lasciarlo marinare. Adesso facciamo una piccola marinatura sul tonno, esatto. Ci pensi tu? Ci vado io. Intanto posiziono, perdonami, questo nel piatto. Mettimelo bello centrale. Centrale, lo vuoi? Ok. Lo abbassi tu? Sì. Prendo un pezzo di carta. Oh, tutte le volte che stai attento a non... mai così. Mai così. Naturalmente ti frega. Vedete anche come il chicco dell'orzo è molto pulito, molto evidente e soprattutto ancora integro, cosa non da poco. Proprio perché il trattamento a vapore ha questo effetto di mantenere integro il chicco anche nelle fasi più tumultuose, quali quelle della cottura. Per cui... ritorniamo a dirlo nello specifico, scegliere prodotti che al di là di quello che può essere la comodità iniziale del dire mi costa meno, hanno in sé una componente molto particolare, molto tecnologica, aiuta veramente quello che è l'esercizio della cucina, il lavoro del cuoco banalmente se vogliamo, nella vita quotidiana, soprattutto in un'ottica anche di ritaglio, di risparmio non solo energetico, non solo di tempo, ma anche di utilizzo espresso.
Ah, proprio ti stai... A me piace così. Bello, bello. È sempre bello vedere lavorare a più mani, eh? Io trovo divertente. Potrebbe essere già completo, io direi. Potrebbe, ma non ne sei molto convinto. Vuoi un filo d'olio? Un filetto d'olio, cioè, l'abbiamo già messo, direi che siamo in abbondanza. Andiamo via con un ciuffetto di prezzemolino e saremo ad hoc. Bene, lo spostiamo. Potrebbe essere questo, guarda. Sbizzarriamoci del tutto. Ah, beh, va bene. Aspetta che ti do un tagliere. Voilà. No, questo. No, non serve. No. Guarda, ho fatto. Sei a posto? Beh, anche qua, nel suo piccolo, guardate che bella la natura. Anche prendendo quattro rosette spezzate di broccolo, sembrano sempre dei piccoli... Già così mi sembra meglio. Guarda, dei piccoli alberelli. Io sono sempre affascinato da questa tipologia di prodotto. Vado io che sono più lungo. Vai, che tu sei più lungo. Bene, è veramente tutto facile lavorare così, no? Potendo lavorare con prodotti così, sicuramente... L'abbiamo già detto e ripetuto più volte, è semplificante nel nostro mestiere. A me non rimane che ringraziarti per essere stato qui con noi, averci proposto queste nuove linee che credo abbiano un significato molto importante per agevolare il nostro lavoro. E che dire, alla prossima! Ma ringrazio io voi di averci ospitato, perché non è... Voi lo sapete, fate il mio lavoro, non è semplice ospitare nella propria cucina un altro collega, che ci piace o meno, non è così. Detto questo, poter venire a casa di un grande partner come Cartel è sempre un estremo piacere. Soprattutto poter parlare ai vostri ospiti a questo punto, e ai nostri che ci stanno seguendo, di un prodotto che abbiamo in comune, ancora di più. L'unica cosa che mi sento di dire è: tutti i prodotti che avete visto utilizzare oggi li trovate tranquillamente dal vostro commerciale di fiducia, sempre dall'azienda Cartel. A presto! Un ringraziamento a tutti i partecipanti a questo webinar e arrivederci a presto. Ciao, grazie!